Inizia quindi la partita. Si muove sul perimetro, scarica dentro. Il primo tiro e il primo canestro. Si appoggia su Clara Bociobrasca che va dentro. Piede perno, appoggio e segna. Si libera la Brunelli, riceve. Prova a impostare il gioco. Appoggia su Ari Matias. Finta al tiro, entra dentro. Buon uso del perno dell'americana. Fa fatica la Scotti a trovare spazio. Le giocatrici sono ferme. Così Madonna prova da sola la penetrazione. Salta il suo diretto e appoggia Erin Matias. Ancora una volta contropiede Scotti. La palla è un po' larga. C'è spazio per tirare. Ci prova. La mette. Ma il tiro si ferma sul ferro. Ecco Nadia Calamai. Trova spazio. Un terzo tempo. Bellissimo il movimento di Nadia Calamai. Quindi la Scotti può gestire l'ultimo possesso. È Clara Pociobrasca che attacca. Serve Narvisciute che riesce a mettere il tiro. A giocare la prima palla l'attacca Deborah Gonzalez. Si fa largo. Serve Greta Brunelli. È il suo tiro. Stavolta decide di salire piano. Greta Brunelli osserva le compagne. Si libera Rosellini. C'è la Calamai anche lei sull'arco. Ancora la Brunelli ci riprova. E ancora la Brunelli che la mette. Siamo addirittura a un più 17. Calamai cerca ancora una volta Pociobrasca. Fa ovviamente fatica a trovare spazio. Libera Narvisciute. E anche lei mette la bomba. Ritmi altissimi da parte della squadra di Alessio Scioni. Stavolta la palla è persa. E Courtney Williams va a appoggiare. Ancora un consegnato alla Calamai. Lui si sta facendo fatica. Però la Greta Brunelli riceve dall'arco e fa una delle cose che gli riesce meglio. La Pastore trova spazio da tre, la mette, la palla va sul tabellone. Mancano 10 secondi, c'è tutto il tempo per un'azione comoda di Napoli. Ed è la Macchi che si mette in proprio e fa canestro. Ha deciso lei di riavvicinare le sue, 6 punti a fila e ce l'ha fatta. Vediamo, ultimo secondo, il tiro è di Elisa Chiabotto. Incredibile, la Scotti va al riposo. Sul 43-32 è un po' fermo l'attacco Scotti, vediamo. La Rosellini va da Madonna, la Rosellini ci prova lei dalla lunga e la mette. Courtney Williams si va ancora da lei, dalla Harrison che si alza e mette il canestro. Vediamo, si va da Courtney Williams e si mette in proprio, la mette, si alza. Madonna da tre. Piedi per terra, la mette, canestro importantissimo. Se la prende comoda, fa schierare le compagne. Chiama il gioco e poi si mette in proprio. Arresto, tiro e canestro. Scotti più 1, 1 e 10 da giocare, 5-1, 5-0, Narvisciute. A spazio, Madonna, e la tira e la mette. Laura Macchi. Il tiro è della Gonzalez. Luse Rosa avrà l'ultimo possesso, mancano 10 secondi, più uno, la Chiabotto sceglie di tirare subito, ancora una volta come è arrivato alla fine del secondo tempino. Braccia lunghissime della Laura Macchi, veramente una giocatrice difficile da contenere. Si gira, prova il tiro, Gabriel Winans, il tiro non va, però il rimbalzo è di Napoli, ancora la Macchi, va sotto, uno slalom elegante, un appoggio al tabellone. La Scotti non deve mollare, torna Erin Matias sul cubo del cambio, è Luland dall'angolo, la mette. La Brunelli spinge la palla su Madonna da tre, la mette, la mette. Clara quasi anticipa, attenzione, ancora la Macchi, prova lei, è lei che si prende il tiro, è lei che lo mette. Vediamo, è la Greta Brunelli, ci prova da tre, non va, il rimbalzo è di Napoli. Napoli porta a casa la vittoria.